Torna un appuntamento settimanale con Mondo Futsal per raccontare quanto è avvenuto nell'ultimo fine settimana. Ci vediamo dopo la sigla. All'appuntamento del martedì, come in questa stagione, l'ultimo appuntamento con Mondo Futsal, dove praticamente si decide tutto, soprattutto alla griglia dei playoff, quelli relativi alla Coppa Provincia di Latina, che inizieranno all'incirca tra una settimana. Vedremo quanto verrà disposto dalla delegazione provinciale di Latina. Ma andiamo a vedere i risultati maturati proprio nell'ultimo turno di questa stagione, a cominciare dal girone A, dove la capolista Real Podegora perde sul campo dell'Accademia Sport, ma non cambia assolutamente nulla, anche perché la squadra di Davide Pagassoni già la settimana scorsa aveva ottenuto il pass per partecipare alla prossima stagione nel campionato di Serie C2. Andiamo quindi a vedere i risultati di quest'ultimo turno. Sporting Giovani Risorse batte Antonio Palluzzi 8-6, Virtus Terracina batte Flora 5-1, Real Terracina batte Parrocchia San Giuseppe 14-2, Virtus Latina Scalo sconfitta in casa dalla PR 2000 per 3-2, l'Atletico Rocca Massima batte il Real Latina per 5-3, l'Accademia Sport batte appunto il Real Podegora per 3-2 e Latina Scalo viene sconfitto in casa dalla United Aprilia per 6-3. Risultati molto importanti proprio perché decidono soprattutto l'ultimo posto disponibile per partecipare alla Coppa Provincia di Latina, a beneficiare appunto la PR che, grazie al successo ottenuto sul campo dell'oratorio di Latina Scalo contro la Virtus, appunto allenata dal tecnico Ignazio Argiolas, permette appunto di ottenere la possibilità di giocarsi proprio la Coppa Provincia, anche in concomitanza della battuta di arresto del Real Latina sconfitto a Rocca Massima per 5-3. A nulla è bastato proprio il primo tempo ottimo da parte dei ragazzi allenati da Massimo Ripanti, una classifica appaiate. Le due formazioni, il Real Latina e la PR 2000 Aprilia, premia proprio quest'ultima proprio in virtù degli scontri diretti. Andiamo a vedere però la classifica finale con il Real Podegora, che chiude a 63 punti, a 62 punti, quindi una lunghezza di ritardo, United Aprilia e Sporting Giovani Risorse, ma sono proprio gli apriliani a chiudere al secondo posto, anche se c'è parità negli scontri diretti, ma la differenza reti premia la formazione allenata da Francesco Maggi. Al quarto posto il Real Terracina con 54 punti, quinto posto per l'Accademia Sport con 53, al 52 punti l'Antonio Palluzzi, Latina Scalo Cimil 47, Atletico Rocca Massima 39 e appunto la PR 2000 Aprilia a 27 punti. Ancora a 27 punti sempre il Real Latina, Virtus Terracina 17, Flora 92, 15 punti, Parrocchia San Giuseppe a 9, chiude il fanalino di coda Virtus. Una classifica quindi che parla ben chiaro, con il Real Podegora che ha vinto questo campionato grazie alle 20 vittorie ottenute nel corso della stagione, 3 pareggi e addirittura 3 sconfitte. Una formazione che ha conquistato ben 12 vittorie sul campo di casa, cedendo soltanto punti allo Sporting Giovani Risorse nel confronto di andata, chiusosi per 4-4.
la migliore squadra che ha realizzato più punti proprio in trasferta invece è la United Aprilia, grazie alle 10 vittorie e un pareggio. Per quanto riguarda altri numeri proprio importanti, l'Atletico Rocca Massima, la squadra che ha ottenuto più pareggi lontano da casa, 3 ben al Carniere della formazione allenata da Emiliano Antici, mentre 4 squadre, Antonio Palluzzi, Latina Scalo Cimil, PR 2000 Aprilia e Real Terracina, sono quelle che con 2 pareggi in casa hanno ottenuto appunto più pareggi tra le mura amiche. Il miglior attacco di questo girone è il Real Podegora con 93 gol, che va praticamente a superare l'Antonio Palluzzi che è riuscita a metterne 81 a segno. Per quanto riguarda la difesa migliore invece abbiamo l'Accademia Sport con 27 gol subiti, un gol in meno rispetto al Real Podegora. In trasferta invece la difesa meno battuta è il Real Terracina con 35 gol, mentre 37 gol li ha subiti la United a Aprilia. In trasferta i gol più, la squadra più prolifica è risultata la formazione della United Aprilia con 70 centri, un centro in più rispetto al Real Podegora. Una stagione che quindi ha visto giocarsi 182 incontri con una netta supremazia delle squadre che erano impegnate tra le mura di casa davanti al pubblico amico, sono riuscite a ottenere 96 vittorie contro le 73 ottenute in trasferta. Ben 13 i pareggi invece negli incontri disputati. Complimenti al bomber Quirino Marconi che con 60 centri appunto riesce a superare di 2 lunghezze il suo rivale Orlando Di Giorgio del Real Terracina. Al secondo posto chiude nella classifica marcatori Denis Cristofori del Real Podegora, mentre a 37 punti si staziona Francesco Salate Santone dell'Antonio Palluzzi. Tanti numeri per quanto riguarda il raggruppamento A, ma tanti ne elencheremo anche nel corso di questo appuntamento per quanto riguarda il girone del Sud Pontino, che dopo 10 vittorie consecutive per quanto riguarda la formazione dell'Atletico Gaeta allenata da Antonio Valente vede proprio al fotofinish praticamente una battuta di arresto che consente invece alla Vis Fondi di tagliare per prima il campionato e quindi approdare al campionato di Serie C2 nella stagione 2014-2015. Complimenti al tecnico Fabio Padula che con 2 successi proprio nella sua carriera, dopo quello ottenuto con la Gymnastic Studio qualche anno fa, anche con la Vis Fondi riesce a portare un suo team, il team allenato in questo caso la Vis Fondi, proprio alla promozione. Andiamo a vedere i risultati maturati in quest'ultimo turno, dopodiché andremo con i tanti numeri per questo raggruppamento. Non si gioca a Tremenzuoli per il mancato arrivo del Ventotene, seconda mancanza da parte della squadra isolana in questa stagione dopo quello di 15 giorni fa non avvenuto proprio a Idri contro il Palavagnoli. Il Ventotene non si presenta a Tremenzuoli, ci sarà sicuramente la sanzione disciplinare a carico del Ventotene, il 6-0 inflitto e quindi un punto di penalizzazione per la squadra del caro presidente appunto Andrea Biondo. Ma andiamo con ordine, Tremenzuoli batte Ventotene quindi 6-0 a tavolino, il risultato maturato sicuramente d'ufficio. L'Olympus batte Atletico Gaeta 3-1, Palavagnoli si impone sull'Atletico Sperlonga per 4-3, Vis Fondi batte DLF Formia Calcio 8-1, San Giovanni Spigno si impone sul Formia 1905 per 14-4, l'Old Ranch ottiene l'unica vittoria di questa giornata 4-1 sul campo dell'Atletico Maranola. Per una
classifica che vede al comando a questo punto il team della Vis Fondi con 62 punti. Al secondo posto va a stazionarsi l'Olderench con 59 punti, anche l'Atletico Gaeta, ma in virtù degli scontri diretti in parità tra le due formazioni premia invece la formazione fondana che ha una migliore differenza reti. A 49 punti San Giovanni Spigno, 47 punti per l'Olympus Sporting Club, 35 punti per il Palavagnoli, 32 per lo Sporting Terracina, 29 punti per l'Atletico Sperlonga, Atletico Marano a 27. A questo punto praticamente si chiude i posti disponibili per disputare la Coppa Provincia di Latina. A 25 punti appunto il Tremenzuoli, DLF Formia Calcio 16 punti, Formia 1905 9 punti, un punto con due punti di penalizzazione per il Ventotene. E a questo punto adesso andiamo ad ascoltare quanti numeri ci ha riservato questa stagione con il team del guidato da Fabio Padula, con 20 successi, 2 pareggi, una sola sconfitta, quella interna nel derby contro l'Olderench, lo ricordiamo, 5-3, che poi costò molto cara proprio la prima piazza del raggruppamento ad appannaggio delle formazioni rivali Atletico Gaeta e Olderench. Aveva praticamente riuscita ad impattare proprio con la formazione del Golfo 1-1, ma non è bastato. Il DLF Formia, quindi dopo lavoro ferroviario Formia, ottiene 5 pareggi in casa, la squadra ad aver ottenuto più pareggi tra le mura di casa, mentre quella che lo ha fatto di più in trasferta è lo Sporting Terracina. Il miglior attacco, quello più prolifico, spetta proprio all'Olderench 97 con 104 gol messi a segno, molto di più rispetto alla Vis Fondi che ne ha realizzati 78, 77 addirittura l'Atletico Gaeta. La difesa meno battuta di questo raggruppamento è l'Olympus Sport in Club tra le mura di casa, ha subito soltanto 18 centri, ha fatto meglio della Vis Fondi e dell'Olderench, le due formazioni fondane hanno subito 24 reti. In trasferta i gol subiti 24, la Vis Fondi la squadra meno battuta di questo raggruppamento, davanti all'Olderench con 29 e a 37 con l'altra formazione che a questo punto è l'Atletico Gaeta. In trasferta sempre la Vis Fondi ad essere l'attacco più prolifico, 80 gol messi a segno contro i 75 dell'Atletico Gaeta e 66 dell'Olderench. Netto il predominio delle formazioni che erano impegnate in casa nel corso della stagione, sono riuscite ad ottenere ben 80 vittorie contro le 60 ottenute in trasferta. Si è pareggiato anche qui moltissimo, 16 gare sono terminate in parità. E per quanto riguarda a questo punto anche la classifica marcatori, vede al primo posto tagliare il traguardo, quello della vittoria, Damiano Sorrentino dell'Atletico Gaeta che ha messo a segno 58 reti. A 36 invece si stazionano due giocatori, Ferro dell'Atletico Marano e Lombardi del San Giovanni Spigno. Sul gradino più basso del podio, quindi il terzo posto, spetta invece a Mastantuono del Tremenzuoli con 33 centri. E a questo punto, se la stagione regolare è terminata, la vittoria del Real Podegor nel raggruppamento A, nel raggruppamento B invece per la Vis Fondi, le due squadre si troveranno di fronte poi per la finale per stabilire quale delle due risulterà la squadra campione provinciale nel corso. Intanto prima di attendere questa finale andrà di scena la Coppa Provincia di Latina, ricordiamo dalla seconda alla nona posizione di ogni girone possono partecipare a questo trofeo, quindi questa kermesse molto importante che già in passato ha dato la possibilità
possibilità di essere ripescata nel campionato di Serie C2. Inizieremo con 8 gironi, ogni girone formato da due formazioni con incontri di solo andata, quindi partita secca. Si giocherà in casa della squadra che a fine stagione si è piazzata meglio nel proprio raggruppamento. Ma andiamo a vedere i gironi con il girone 1 United Aprilia Atletico Maranola, girone 2 Sporting Giovani Risorse contro Atletico Sperlonga. Per quanto riguarda il raggruppamento 3, Real Terracina Sporting Terracina, quindi spicca questo derby proprio di Terracina. Con il girone 4, Accademia Sport Palavagnoli, Accademia Sport, quindi Palavagnoli 89, raggruppamento C, Old Ranch 97, PR 2000 Aprilia. Per il girone 6, Atletico Gaeta, Atletico Rocca Massima. Girone 7, San Giovanni Spigno, Latina Scalo, Cimil. E per quanto riguarda l'ottavo raggruppamento, Olympus Sporting Club, Antonio Valdezzi. Prima dei saluti personali, è giusto, caloroso come ogni fine stagione, mandare i titoli di coda, cominciando appunto a quante persone hanno collaborato con noi grazie al supporto di dirigenti, tecnici e quant'altro, insomma tutti gli addetti ai lavori, ringraziando anche i tanti giocatori che hanno dato vita a questa stupenda stagione nel campionato provinciale, nei due raggruppamenti, nel campionato regionale, in quello di Serie C1, nella Serie B rappresentata dal Fondi, nella stagione della Latina che ha tagliato appunto il traguardo approdando nel massimo campionato di Serie A. Ringraziamo comunque giustamente anche quanti coloro hanno lavorato soprattutto dietro le quinte, è doveroso, giusto a me, i ringraziamenti, cominciando da Domenico Ippoliti, Alessandra Micheli, Cesare De Mei, Martina Mollicone. Questi punto per quanto riguarda il supporto in regia, l'aiuto live nel corso della stagione a Monica e Denise. Per quanto riguarda le supervisioni dietro le camere, soprattutto per quanto mi hanno mostrato sui campi di calcio, da Gianfranco Marceddu, e abbiamo ringraziato anche Bologna, c'è Gianluca Bologni, David Da Silva, Enrico Pasquale Coluzzi. E a questo punto io non rimane altro che salutarvi e rimandarvi ai prossimi appuntamenti con Mondo Futsal a partire dalla prossima stagione. Da Daniele De Forcelli è tutto, la più cordiale buona estate e buon divertimento a tutti voi. Buona serata.